Cavalier Roberto, ma che ci fai vestito così? Allora, mi hanno sfidato a disossare un prosciutto e io ho preso tutto l'occorrente e stamattina vorrei farvi vedere come si disossa un prosciutto. Intanto, con lo spillo magico, andiamo a scegliere, che io già più o meno ho adocchiato. Allora, vediamo se il prosciutto corrisponde. Questo c'ha l'anca grande. Bello, sì. Ecco qua, questo è il nostro prosciutto, bello pesantino. Allora, andiamo di spiegazioni. Allora, il prosciutto è di un maiale giovane, il pallino è piccolino. Questo è il pallino, noi lo chiamiamo pallino, è l'osso quello che praticamente va attaccato al bacino. Questo è piccolino rispetto a uno standard normale, quindi il maiale è abbastanza giovane, anche se è bello grande, quindi sarà un pochino grassetto, è abbastanza stagionato, qui è dove si sente, diciamo, quanto è duro, quanto è morbido. Abbiamo sentito già con lo spillo che è abbastanza buono, bello dolce. Allora, le disossature del prosciutto ne esistono diverse, come abbiamo detto anche in altri video. Praticamente c'è quello che è chiamato addobbo, che praticamente viene disossato intero, l'osso passa qui e va qua, ok? Quindi questo osso qui viene aperto, viene fatto un taglio qui aperto con un macchinario in genere che spinge in corrispondenza del pallino da sotto, quindi lo apre, viene aperto qui, si estrae l'osso compreso questo gallone, e a questo punto il prosciutto viene richiuso ed è intero, ok? Invece noi facciamo altro tipo di disossatura, perché per noi, per il taglio, viene meglio, perché quell'addobbo praticamente, quando viene richiuso e cucito, questa parte qui, da qui andare in su, praticamente è tutta sfettucciata, quando tagliamo la fettina si apre, quindi per noi non è molto bello fatto così. Allora noi facciamo un altro tipo di disossatura, praticamente noi facciamo lo sfioccato, qui c'è un ossicino che toglieremo, qui piccolino. Ok, questa è l'anchetta, noi la chiamiamo, e tolta questa, praticamente qui c'è tutto un bel pezzo di carne. Tolto questo, si disossa quest'altra parte e questa qui viene ricucita, rimessa insieme, forma come fosse una goccia, viene cucita solo questa parte, la fetta rimane più rotonda, più compatta, e in questo modo si chiama sfioccato. Ok, vi dico un piccolo segreto anche per chi dovesse prendere un prosciutto intero: da che parte iniziare? Il pallino ovviamente sta più o meno al centro, quindi non si capisce. La posizione dove iniziare il prosciutto ve la dà l'anchetta. L'osso, abbiamo detto che cammina così, qui c'è un bozzetto che io riesco a vedere dovuto dall'esperienza, l'osso fa così e va qua. Quindi se lo iniziaste da quest'altra parte, praticamente avete solo questo pezzetto di ciccia, incontrate subito l'osso. Invece di qua, dove c'è l'anchetta, che sia a destra o a sinistra, togliete l'anca e l'osso, camminando in questa posizione, avete praticamente mezzo prosciutto tutta ciccia. Quindi la posizione di dove iniziare il prosciutto ve lo dà l'anchetta, di dove iniziarlo a mano. E adesso andiamo con la disossatura. Togliamo subito l'anchetta, di solito finisce qui. Togliamo l'anchetta, ecco qua, ci siamo quasi, eh? Ecco qui, tagliato il nervo che sta qui in punta, tolta l'anchetta, ok. Allora, come abbiamo detto, se lo dovessimo cominciare a mano, si inizia da questa parte. Visto che invece lo dobbiamo disossare, dobbiamo togliere prima il rivoltino. Allora, in corrispondenza del pallino, poco poco, bisogna cercare l'osso, eccolo qua. E si fa camminare il coltello per togliere il rivoltino. Qui c'è l'attaccatura dell'osso, che vi dicevo che l'osso cammina per traverso. Ecco qua. In corrispondenza andiamo dritti, o perlomeno ci proviamo un pochino. Qui sotto ovviamente non c'è osso, ma per avere un bel taglio, ecco qua. Andiamo con quello un po' più piccolino. Ecco qua. Il prosciutto è molto 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 bello. Questo praticamente è il rivoltino, la parte
quella più piccola. Buono, c'è un buon profumo. Oh, a questo punto adesso dobbiamo togliere l'osso, quindi dobbiamo togliere la gotica in corrispondenza del passaggio dove dovrà uscire l'osso, facendo attenzione a non toglierne troppo, perché poi ci servono i due lembi per legare il prosciutto. Ovviamente da dove l'osso viene tolto deve essere cucito. Ok, tagliamo anche questa parte qui, perché poi dopo l'osso da qui andrà estratto. Questa è la gotica che deve essere tagliata da entrambi i lati. Oh, a questo punto iniziamo con la disossatura vera e propria. Alcuni utilizzano la sgorbia, questa è una specie di coltello, di scalpello, che praticamente si infila attorno all'osso e scava. Io preferisco farlo direttamente a mano. E si gira intorno all'osso, piano piano. Come ogni cosa che si vede in TV, qui non siamo in televisione, ma i social più o meno sono gli stessi, io mi raccomanderei di non fare questi lavori a casa per chi non è pratico. Come avete visto, io ho tutte le protezioni del caso, perché ho saputo di recente all'ospedale che c'è un taglio che i chirurghi stessi lo chiamano taglio da prosciutto, perché in questa fase, quando si prende il coltello e si tira, è facile dare un colpo a se stessi, e questo ovviamente non va bene. Cominciamo a separare l'osso dalla carne senza tagliare troppo, in modo da non rovinare esageratamente il prosciutto. Con la dovuta attenzione si scava, ci siamo quasi e abbiamo separato la parte più grande dell'osso. A questo punto si passa alla parte successiva, ecco qua, si separa e si va giù lungo l'osso. Questi sono quei lavori. Noi uomini abbiamo un problema, abbiamo due neuroni in testa. Se ce l'abbiamo impegnati tutte e due per la stessa cosa, si fa meglio. Io mentre lavoro parlo e quindi un pochino più lento vado. Ovviamente c'è chi è molto più bravo di me, assolutamente. Però insomma noi ce la caviamo, facciamo il nostro. Allora, a questo punto c'è un ossicino, poi vi faccio vedere, che va separato in questo modo. Col coltello si fa leva, ecco, e si è tagliato. Adesso si arriva fino giù, si regge l'osso, attenzione, oh, e abbiamo spezzato l'ossicino. Si finisce di dividere. Oh, l'osso invece di rompersi questa volta non si è rotto, si è semplicemente separato. Ecco qua, questo ossicino di solito si spezza. Adesso ve lo faccio vedere meglio, Invece stamattina ha deciso che non si doveva spezzare, si è solo sfilato. Questo è l'osso. Questo ossicino qui, che è praticamente questo, solo che questo è del cavallo ed è un pochino più grande, ecco perché non utilizziamo questo del maiale. Questo di solito si spezza, è messo per così, Adesso ve lo faccio vedere, perché lo tolgo direttamente dal prosciutto. Allora, lo faccio vedere pulito, così. In genere il prosciutto, quando è un pochino più stagionato, si disossa meglio, perché rimane più asciutto, la carne viene meno appresso alle ossa, quindi rimane più semplice da disossare. Allora, eccolo qua, praticamente è questo osso qui. Ovviamente del maiale è un pochino più corto, quindi viene spuntata questa parte e viene utilizzato come spillo. Questo osso qui è pieno, così abbiamo visto anche da dove viene lo spillo. Oh, a questo punto il prosciutto deve essere legato, perché come avete visto è aperto. Diamo una mezza sistemata, ecco qua, perfetto. Oh, allora, anche qui ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi lo lega in un modo, chi lo lega in un altro. Allora, io faccio sempre vecchia scuola, quindi questa in gergo noi la chiamiamo infilatura, che è praticamente una sorta di ago. Ecco qua. Questo è un nodo che viene fatto, che praticamente tira e non si allenta. E questo è il nodo di fermo. Questo io lo lascio un pochino più lungo,
perché nel primo punto noi ci facciamo una cappioletta che serve poi per prendere il prosciutto così. Altro punto. Ecco qua. I guanti d'acciaio sono una protezione, ma alla fine limitano un pochino la mobilità, però noi prediligiamo la protezione. Ecco fatto. Questo è un punto, uno centrale. Questo perché? Innanzitutto il prosciutto adesso gli abbiamo tolto l'osso, quindi l'abbiamo allentato, lo abbiamo aperto. Dove non è mai passata aria, adesso passerà l'aria. Quindi se noi lo richiudiamo, facciamo sì che il prosciutto non diventi nero in quella parte dove adesso prende l'aria. Quindi la chiusura deve essere fatta stretta, in modo che non passi l'aria, e perché così la carne rimane abbastanza compatta, la fettina non si rovina e quindi abbiamo un prosciutto che rimane sempre bello. A questo punto ci faccio sempre io i nodi, i buchi qui ne faccio 5, viene cucito da 5. Come dicevo, c'è sempre un'altra scuola di pensiero, c'è chi invece ci fa soltanto il giro intorno, però facendo il giro intorno praticamente al centro dove passava proprio l'osso di solito non si chiude bene, invece prendendo i due lembi direttamente così chiude molto di più, viene più serrato. Ecco qua. Ok, ne facciamo solo un altro e poi vi faccio vedere come faccio dall'altra parte, perché anche di qua dobbiamo cucire, eh? Ecco qui, e questo è l'ultimo. Abbiamo fatto il primo e l'ultimo perché così si mantiene praticamente in linea. Se noi andassimo a cucire da qua andando in su, poi alla fine si storce. Invece abbiamo fermato l'inizio e la fine e il prosciutto rimane bello dritto. Ok, ecco qua. E questo è l'ultimo punto. Allora, a questo punto dobbiamo cucire questa parte qui. Questa parte qui, siccome è soltanto un pezzettino e un pezzettino, non vale la pena fare la cucitura che è oltre la metà di tutta la carne. A questo punto di qua facciamo una legatura diversa. Allora, vi faccio vedere una cosa, Quando noi leghiamo questo, che succede? Che io tirando il nodo scivolerebbe. A questo punto noi, avendo preso la misura di dove passa lo spago, qui ci facciamo delle piccole tacchette nella cotica, perché questo fa sì, si mette dentro la cotica e non scivola oltre. Se ne fanno di solito uno davanti e uno dietro. Ecco qua. Tanto serve soltanto un fermo, perché così non scivola. Stessa cosa con i nodi. E a questo punto si tira. Ecco qua. Questo è bello tirato. Ok, ne facciamo un altro qui e siamo a posto, Uno qui. Vediamo un po', almeno c'entra bene lo spago. Un bel doppio giro. Oh, il prosciutto è pronto. Praticamente questo prosciutto adesso, dove c'era l'osso, è bello richiuso, infatti vedi com'è bello tondo, proprio perché ha serrato dentro la carne. Questo adesso si inizia da qua e si fa la fetta e viene bella fino alla fine. Ah, che sudata!